Buonasera e benvenuti a Dopo Mezzanotte. La grande favola del circo piace da sempre, storicamente parlando, ai grandi e ai piccoli. Ne abbiamo voluto parlare con due protagoniste della favola del circo. La raccontano, ma la vivono anche da piccolissime. Liana Orfei e Moira Orfei sono qui a Roma con i loro circhi. Siamo andati a parlare con loro. Vediamo. Liana Orfei, tra qualche minuto tutte queste sedie vuote si riempiranno. Di migliaia di persone. È una cosa che avviene da tanti anni, sempre con lo stesso interesse, l'interesse che non muore mai per il circo. Ma che cos'è il circo e perché questo interesse secondo te non muore mai e non morirà mai? Ma sai, io inizierei dicendo che questo è una, non è circo, ma è un festival, secondo festival mondiale, perché ce n'è un altro in Francia, a Monte Carlo, e questo qui in Italia, qui a Roma, e si svolge ogni anno al Tenda Strisce. Ed è il quinto anno ed ha un successo incredibile, un successo grandissimo che via via si va sempre rafforzando. Ed è praticamente il Festival delle Arti Circensi, dove tutti gli artisti da tutte le parti del mondo provengono, mandate dalle loro nazioni, a partecipare a questo festival dove il pubblico è quello che vota, non una giuria ma bensì il pubblico. Ma l'interesse storico della gente, dei bambini ma anche dei non bambini, dei grandi, per il circo, perché? Secondo me perché il circo è una favola che è iniziata tanti anni fa, migliaia di anni fa, perché non si sa l'origine del circo, ma secondo me non avrà mai la parola fine, perché in fondo sai, il circo è il mondo dove tutti i sogni si realizzano. In fondo uno è un Superman nel domare le belve, un Superman nel domare l'aria, gli uomini volanti che fanno il triplo, quadruplo salto mortale, cioè qui è tutto possibile, per cui uno vede realizzato negli altri, cioè non nei cartoons, ma proprio nella realtà, ciò che in fondo uno vorrebbe essere, un Superman. Tu hai cominciato a raccontare questa favola all'età di 2 anni, quando due anni forse e mezzo. Dovevi ascoltare le favole. Sì. Che cosa è cambiato in Liana Orfei, in te, da 2 anni? Gigi, io non ricordo con sincerità a 2 anni e mezzo le emozioni che provavo. Vaghi ricordi che nella mia paga erano delle nuvole di caramelle che entravano in pista, buttate dal pubblico, che era la mia paga praticamente. Però ti posso dire questo, che evidentemente noi sono più di 250 anni, noi Orfei, che calchiamo le scene, la segatura del circo, la pista di segatura, ma la cosa molto importante secondo me è che con questa passione dentro si nasce e man mano ti diventa come una malattia. Che dici agli spettatori grandi che vengono al circo, a quelli che non sono più bambini e che vengono sempre in tanti? Io dico a loro: lasciate libera la vostra fantasia, ritornate un attimo bambini, che vi farà tanto bene, sia l'anima che anche tutto il resto. Che cosa sarebbe stata la vita di Liana Orfei senza il circo? Non mi sono mai posta, non me lo porrò mai questo indovinello, perché penso che una persona, se ha qualche cosa dentro, o circo o non circo, è sempre, diciamo, ha una vita ricca interiore. Posso dirti una cosa, che mi reputo estremamente fortunata di appartenere a un mondo che mi ha dato una grande scuola di vita, che è l'umiltà, la volontà, il sacrificio, e soprattutto noi abbiamo, per forza, è obbligatorio, abbiamo proprio sviluppato in maniera folle un senso di altruismo, di dare, più che prendere. Moira Orfei è un'altra bellissima rappresentante del circo, di questa favola, di questo grande momento di aggregazione che fa sognare piccoli e grandi. Che ne pensa lei del circo, signora Orfei? Io penso che il circo sia una bella favola che dura nel tempo e durerà sempre, finché ci sarà bambini ci sarà il circo, anche se abbiamo, diciamo, questa battaglia contro i verdi per gli animali, che non riusciranno mai a levarli dal circo perché noi li amiamo moltissimo. Ma qual è stato il suo rapporto in tutti questi anni con il circo, con la gente del circo, con gli animali del circo? Beh, io penso che io ho sempre avuto un rapporto bellissimo con gli animali, con le persone, perché il circo siamo una grande famiglia, che viviamo tutti insieme, un nucleo familiare, che ci sono ancora i valori vecchi di una volta. Nel circo non c'è droga, non c'è malavita, non c'è banditi. Il circo è una favola per me, ancora sì. Lei è nata proprio nel circo? Sì, sono nata nel circo, anzi sono nata in un carrozzone a Udine di passaggio,
e quindi sono un po' friulana, ma sono di passaggio. Ecco, noi per dovere di cronaca diciamo che questo non è una bellissima casa, ma è un bellissimo carrozzone. Sì. Cioè questa praticamente è la casa della famiglia del circo, forse più bella e più comoda di tante case che non si muovono. Sì, questo è vero, è una magnifica carovana si dice, che io adoro molto perché abituata a girare il mondo mi piace stare sempre su quattro ruote. Non è stanca lei del circo, di questa vita da girovaga, da zingara un po'? È una vita molto tribolata, ma a me piace molto perché ho fatto cinema, televisione, teatro, ma nel mio cuore c'è sempre solo il circo. E lei questa favola la fa vivere, la sta facendo vivere anche ai suoi due figlioli? Beh, io ho dato libera scelta, se volevano studiare, diventare ingegneri, avvocati, niente da fare, loro hanno preferito rimanere nel circo. Lara è una trapezista? Ecco, perché non hai studiato, non hai seguito praticamente quello che fanno tutti i giovani di oggi? Perché c'è stata l'influenza della famiglia, l'influenza della mamma, oppure è stata una tua libera scelta dedicarti al circo? No, i miei genitori mi hanno lasciato la libera scelta da fare o il circo o fermarmi a studiare come ragazzi di fuori, ma io amo il circo da morire, non posso neanche star lontano, ho provato a fermarmi un po' così ma non ce la faccio, ho preferito continuare col circo. Stefano? Io le stesse cose sue, uguale. Signora, oggi un giovane che vuole interessarsi al circo, che vuole praticare alcune discipline che vengono appunto praticate nella favola del circo, ha l'opportunità, perché c'è una scuola, mi sembra, sì, a Verona. Da pochissimi mesi hanno allestito una scuola a Verona del circo che verrà riconosciuta dallo Stato fra pochi mesi, e quindi i ragazzini che vogliono studiare circo vanno a Verona, si iscrivono e tutto a gratis, a vitto, alloggio. E in tanti, cioè, devo dire anche questo, che anche studiano, non solo il circo, ma studiano anche le lingue, ragioneria, avvocati, come vogliono loro. Signora Moira, ma sì, ogni volta che lei va in scena, sì, che cosa prova? Una grande emozione per il pubblico, perché a me piace avere questo contatto diretto col pubblico, che quando arrivo in pista mi accoglie così calorosamente che per me è la più bella soddisfazione della mia vita. Ma sua figlia si deve innamorare per forza di uno del circo? Se si innamora di un medico, per esempio? È rovinata. Tu sei d'accordo? Sì, sì. Cioè ti devi innamorare per forza di un tuo compagno di lavoro? Sì. Un militare, per esempio, colonnello, un ufficiale? Credo che non abbiamo neanche la possibilità, perché non è che le frequentiamo. Per innamorarsi bisogna un po' frequentarsi. E noi non frequentiamo, non possiamo. No, ma lui ti ha detto, se tu troveresti uno fermo di sposarti, di fermarti in una casa. No, io mai lo farei, non mi sposerei mai. Si non sposa e viene a vivere qua al circo, anche il militare. Ah, questa è la regola del circo, signore, è una regola oppure una scelta anche ma questa? Non è una regola. È la mia scelta, perché io non posso fermarmi. E anche per me dipende anche un po' come hanno tirato sui genitori, no? Con certe idee così. A noi ci hanno tirato su così, penso che siano giuste, per altri può darsi che siano sbagliate, per noi sono giuste. Ma l'amore non spezza qualsiasi cosa nella vita? L'amore spezza, però se mia figlia si dovesse innamorare di una persona ferma, cioè che vive nelle case, sono sicura che resisterebbe 4 giorni e poi scappa al circo. Qual è il segreto perché Moira Orfei si mantiene così bella, così in forma, così vivace, così pimpante, così spiritosa? Ma io penso alla serenità, io sono una donna molto serena. E la serenità dell'anima è tutto. Essere sereni vuol dire essere felici. Ma la felicità in cosa consiste? Solo nella serenità. Moira Orfei senza il circo, che avrebbe fatto? Io sarei morta. E ancora un roseo futuro al circo e a tutta la famiglia del circo. In bocca al lupo. Se ti è piaciuto il video, iscriviti al canale, lascia like o condividilo con i tuoi amici.